Sandy? Tell me about it, Stud. You better shape up, 'cause I need a man. Ciao amici, nel 2017 Olivia Newton-John è stata colpita da una terza diagnosi di cancro al seno. Questa era una condizione con cui aveva lottato negli ultimi 3 decenni, sperimentando alti e bassi nella sua salute. Tuttavia, queste avversità non sono riuscite a fermarla. Successivamente, nel 2021, ha lanciato un'edizione commemorativa per celebrare il 40° anniversario del suo successo musicale Physical. Anche con la sua salute sempre più compromessa, è rimasta attiva. La sua ultima apparizione in televisione è avvenuta nel febbraio 2022, quando ha partecipato a un programma televisivo giapponese internazionale chiamato Conversa di Reta. È stato un gesto di riconoscimento per il suo significativo contributo alla società, alla cultura musicale e alla promozione dell'amicizia. Il governo giapponese le ha conferito l'importante onorificenza del Sollevante. Nonostante i premi e i successi, Olivia stava affrontando una grande sfida interna. Si sentiva esausta e incapace di andare avanti. Alla fine è diventato chiaro che stava facendo tutto questo per i suoi cari. Gli ultimi giorni di Olivia sono stati trascorsi nella sua casa in California, a Santa Barbara, situata in una tenuta circondata dalla natura e da una varietà di animali. Durante questo periodo ha anche vissuto il picco della pandemia, condividendo occasionalmente immagini e cartoline con i suoi follower sui social media. Una delle ultime foto che ha condiviso è stata durante la Settimana Santa, posata elegantemente nel suo giardino, salutando affettuosamente i suoi seguaci e coloro che erano vicini alla fine. Purtroppo, stava per accadere qualcosa di terribile, qualcosa che avrebbe cambiato per sempre il corso di questa storia. Per comprendere appieno questa storia, è importante fare un passo indietro nel tempo. Tutto è iniziato il 26 settembre 1948, quando Olivia Newton-John è nata a Cambridge, in Inghilterra. Era figlia di Brinley Brin Newton-John, di origine gallese, e Irene Helen, di origine tedesca. Sua madre era una fisica e matematica tedesca, e suo nonno materno, Max Born, ha vinto il premio Nobel per la fisica nel 1954 per il suo contributo alla meccanica quantistica. Quando Olivia aveva solo 6 anni, la sua famiglia si trasferì a Melbourne, in Australia, dove suo padre lavorava come accademico. Olivia è cresciuta in Australia, dove ha trascorso la sua infanzia e adolescenza. Ha studiato all'Università di Melbourne e fin da giovane ha espresso il desiderio di diventare una cantante. A 14 anni ha formato un gruppo femminile chiamato Solf con 3 compagne di scuola e ha iniziato a esibirsi in caffè. A 15 anni ha vinto un viaggio in Inghilterra in un concorso televisivo in cui ha cantato. Inizialmente si è opposta all'idea di trasferirsi in Inghilterra, ma è stata convinta da sua madre. Tuttavia, questo ha lasciato un vuoto nel suo cuore, poiché sentiva molto la mancanza dell'Australia e del suo ragazzo dell'epoca, Ian Turpie. In Inghilterra ha registrato molte delle sue prime canzoni. Nel 1966, dopo essere tornata dall'Inghilterra, Olivia ha continuato a perseguire i suoi sogni musicali e ha proseguito gli studi. Ha trascorso l'adolescenza e si è laureata all'Università di Melbourne. Olivia non ha mai smesso di sorprendere con la sua bellissima voce e nel 1970 è stata scelta per far parte del gruppo Tomorrow, la versione britannica del gruppo The Monkees. Questo gruppo ha pubblicato un solo album e ha recitato in un film con lo stesso nome. Nel 1971, Olivia ha registrato il suo primo album, intitolato If Not For You, che è stato pubblicato 2 anni dopo. Il suo secondo album, Let Me Be There, ha incluso la toccante ballata Country Take Me Home Country Roads. Nel 1974, rappresentando il Regno Unito all'Eurovision Song Contest, ha eseguito la canzone Long Live Love e ha raggiunto il 4° posto, mentre gli svedesi ABBA sono stati incoronati vincitori. Nello stesso anno ha pubblicato il suo 3° album, If You Love Me, Let Me Know, che ha raggiunto le posizioni più alte delle classifiche, con il brano I Honestly Love You, che ha raggiunto la vetta delle classifiche.
Olivia si è trasferita negli Stati Uniti, dove è diventata presto una famosa cantante di musica pop e country. Le sue canzoni hanno raggiunto il primo posto nelle classifiche di vendita per 5 volte. Uno dei suoi più grandi successi è stato Physical, che è rimasto al primo posto delle classifiche per incredibili 10 settimane. Successivamente, Olivia ha vinto 4 Grammy e si è unita a musicisti di fama, come i Bee Gees, gli ABBA, Donna Summer, Rose Stewart e altri, per realizzare concerti benefici per l'UNICEF, eseguendo canzoni come Love on Me e The Key. Oltre alla sua carriera musicale, Olivia ha intrapreso incursioni nel cinema con film come Tomorrow e A Matter of Innocence. Tuttavia, il suo ruolo più iconico è stato quello di Sandy in Grease, che ha segnato un punto cruciale nella sua carriera. Con il successo del film e delle sue canzoni leggendarie come You're the One That I Want, Summer Nights e Hopelessly Devoted to You, Olivia ha conquistato un posto speciale nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Nel 1978 si è presentata un'opportunità entusiasmante nella sua vita quando è stata scelta per recitare nella versione cinematografica di Grease accanto a John Travolta. La chimica tra loro ha superato il film e Olivia ha raggiunto un nuovo livello nella sua carriera. Anche se John Travolta aveva una cotta per lei, hanno deciso di non mettere a rischio la loro amicizia. Tra il 1973 e il 1983 Olivia è stata tra gli artisti più popolari al mondo, con 14 singoli nella top 10 negli Stati Uniti. Canzoni come You're the One That I Want hanno venduto più di 15 milioni di copie e sono diventate degli inni. Oltre alla sua carriera musicale e cinematografica, Olivia Newton-John ha sempre brillato come una stella a sé stante. Olivia Newton-John ha ottenuto uno dei suoi più grandi trionfi con la canzone Physical. Fin dall'inizio, questa canzone è rimasta al primo posto delle classifiche per incredibili 10 settimane, stabilendo record negli anni 80. La canzone ha avuto un impatto fenomenale e il suo videoclip ha suscitato polemiche a causa del suo testo suggestivo e del messaggio che trasmetteva. Tuttavia, come sappiamo, le percezioni cambiano nel tempo. Dopo il suo successo con Physical in Grecia, Olivia ha abbandonato l'immagine di ragazza ed è diventata una vera sensazione con la canzone Physical. Tuttavia, è interessante notare che questa coinvolgente canzone era inizialmente destinata a Tina Turner. Anche se ha suscitato polemiche a causa del suo testo suggestivo e del video, che all'epoca era considerato provocatorio, Olivia, anni dopo, è tornata a canzoni più incentrate sull'amore. Purtroppo, in un momento della sua carriera, la stampa ha iniziato a concentrarsi più sulla sua vita personale che sul suo lavoro, il che è stato una sfida per questa talentuosa artista. Il suo ruolo nel film Xanadu non ha solo segnato una pietra miliare nella sua carriera, ma ha anche cambiato la sua vita in modo sorprendente. È in questo contesto che ha scoperto una nuova faccia della recitazione e, cosa più importante, ha trovato l'amore, poiché si è sposata nel 1984 con Matt Lattanzi. Olivia, che era 10 anni più grande di Matt, ha scelto di andare avanti con la relazione, nonostante le differenze di età e interessi. Nel 1986, la coppia ha dato il benvenuto alla loro unica figlia, Chloe Lattanzi, che è diventata anch'essa una figura riconosciuta nell'industria dell'intrattenimento. Tuttavia, negli anni 90, Olivia Newton-John ha affrontato sfide notevoli, tra cui problemi finanziari e una diagnosi di cancro al seno. Come madre e combattente, ha superato queste avversità e si è ripresa. Purtroppo, in seguito, la coppia si è separata dopo che Matt si è coinvolto in una relazione extraconiugale. Tuttavia, vale la pena fare un passo indietro e considerare un altro punto importante che ho menzionato in precedenza. Nel 1992, Olivia era pronta per un ritorno trionfale nella sua carriera musicale con l'uscita della sua terza compilation di successi, Back to Basics, The Essential Collection, 1971-1992, e stava pianificando il suo primo tour in un decennio. Aveva grandi aspettative per questa fase della sua carriera, che era stata trainata dal suo iconico album Physical. Tuttavia, la vita l'ha sorpresa in modo inaspettato. Poco dopo l'uscita dell'album e l'annuncio del suo tour, Olivia Newton-John ha ricevuto una devastante diagnosi di cancro al seno. Ciò l'ha costretta a cancellare tutti i suoi piani e a concentrarsi sulla sua lotta contro la malattia. La situazione è peggiorata quando, nello stesso fine settimana in cui ha ricevuto la diagnosi, è morto suo padre, rendendo questo periodo estremamente difficile per l'artista.
Tuttavia, con la sua caratteristica determinazione, Olivia ha affrontato la battaglia e ha affrontato un lungo e duro trattamento per riprendersi. Anche dopo aver sconfitto il cancro, l'impatto di questa diagnosi non l'ha mai abbandonata. Nel 1994 ha collaborato all'album Songs of Heathcliff di Cliff Richard e ha pubblicato Gaia, One Woman's Journey. Questo album segnò un punto significativo nella sua carriera, poiché Olivia ha scritto tutte le canzoni, aumentando la sua fiducia come compositrice. Questo aspetto della sua carriera avrebbe continuato a svilupparsi negli anni successivi. Il 21 giugno 2008, sulla cima di una montagna in Perù, con il solstizio d'inverno come testimone, Olivia Newton-John ha sposato segretamente il magnate John Easterling, che l'ha accompagnata nei suoi ultimi anni e battaglie contro il cancro. Nonostante ci siano stati momenti di remissione durante il suo trattamento, la malattia è riemersa nel 2013, rimanendo una costante sfida per l'artista. Il terzo diagnostico di cancro, quando è tornato nel corpo di Olivia Newton-John, è stato un duro colpo. Tuttavia, ciò non ha scalfito la determinazione della sua lotta costante. Questa volta ha affrontato un tumore nella parte inferiore della colonna vertebrale, ma Olivia ha continuato ad affrontare la vita con gratitudine, concentrandosi solo sulle sfide quotidiane. Ha espresso la convinzione che, quando qualcuno le dice che ha solo 6 mesi di vita, credervi può essere dannoso dal punto di vista psicologico. Pertanto, Olivia ha preferito non fissare il tempo rimanente o le aspettative, scegliendo di vivere al massimo ogni giorno. Nonostante la gravità della situazione, Olivia Newton-John ha condiviso pubblicamente il suo ottimismo nel sconfiggere la malattia. Ha affrontato il dolore causato dal cancro e dal suo trattamento utilizzando gocce a base di cannabis, coltivate a casa dal marito in California, dove la marijuana era legale sia a scopo medico che ricreativo. La generosità e l'impegno di Olivia nell'aiutare gli altri che lottano contro il cancro sono stati veramente notevoli. Anche mentre affrontava la sua personale battaglia contro la malattia, ha messo all'asta i suoi effetti personali, tra cui i suoi iconici pantaloni di pelle aderenti e giacca. Questo gesto non è stato solo simbolico, ma anche un atto d'amore verso coloro che affrontavano sfide simili. I proventi di queste aste sono stati destinati a un centro di ricerca e benessere sul cancro a Melbourne, in Australia, promuovendo la ricerca su farmaci a base di cannabis e altre terapie alternative. Nei suoi ultimi anni, Olivia si è concentrata sul miglioramento della sua condizione ed è arrivata al punto di annunciare una diminuzione dei tumori. Rispondeva sempre in modo positivo quando le chiedevano della sua salute, condividendo che stava bene, ma riconosceva che le cose non erano perfette. Nel 2018 ha dovuto imparare a camminare di nuovo dopo che il cancro si era diffuso e aveva fratturato la base della sua colonna vertebrale. Nonostante le difficoltà, Olivia ha dimostrato di essere una combattente instancabile. Tuttavia, dopo una battaglia che è durata per oltre 3 decenni, Olivia Newton-John è finalmente passata alla fase 4 del suo cancro al seno. Nel 2021 la situazione è diventata imminente e il dolore è aumentato. Suo marito, John Easterling, che risiede in Australia, ha annunciato la sua dipartita. Olivia Newton-John è deceduta nella sua tenuta nel sud della California. Suo marito ha espresso il suo amore e ammirazione per lei, sottolineando che è stata un simbolo di trionfo e speranza per più di 30 anni, condividendo il suo percorso nella lotta contro il cancro. Ha chiesto a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento difficile. L'8 agosto 2022, il mondo ha perso una leggenda, una delle artiste più iconiche e amate del nostro tempo. A settembre 2022, la famiglia ha tenuto un servizio commemorativo in sua memoria in California, dove amici e parenti si sono riuniti per ricordarla e celebrare la sua vita. Le ceneri di Olivia sono state sparse in Nuovo Galles del Sud, in Australia, dove aveva una proprietà che amava. Così, se n'è andata senza lasciare un messaggio d'amore, sperando che le sue ceneri fossero sparse nei luoghi che amava. Un toccante gesto da parte di un artista che ci ha catturato il cuore con la sua musica e umanità. Il lascito di Olivia Newton-John vivrà per sempre nelle sue canzoni e nei cuori di tutti coloro che ha toccato con la sua musica e generosità. Non sarà ricordata solo per il suo talento, ma anche per il suo spirito instancabile e l'impegno nella lotta contro il cancro. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nei cuori dei suoi seguaci e nell'industria dell'intrattenimento. Ma il suo lascito continuerà a ispirarsi. E questa è stata la storia di Olivia Newton-John. Se ti è piaciuto il nostro contenuto,
Metti mi piace e iscriviti al nostro canale per aiutarci a crescere. Condividilo con i tuoi amici. Fino al prossimo video.